Se io dico vengo anch'io, tu che dici? Io dico Nuzio Di Biase. Bravo, vedi, certo. Vedi, lì ti voglio, sei preparato. Certo. Ma ovvio. Maria Di Biase e Corrado Nuzio, ciao ragazzi. Ciao. Ciao, eccoci. Come state? Fatevi riconoscere. Molto bene, mi riconosci? Sì, se parli io così sono lei, io sono lei. Maria sì. Di Biase, io Maria Corrado Nuzio. Perché spesso ci confondono. Perché non sono abituati a vedervi non, per esempio, in un'aula di scuola, sì, no? Sì. Che ne so, vederti senza lo zaino, senza la cartella. Senza la piuma, senza il cilindro. Sì. Esatto, esatto. Allora, come state innanzitutto? Benvenuti qui su RTL 102.5. Dietro le vostre spalle, per chi ci segue in radiovisione, c'è una locandina tutta gialla del vostro film. Ebbene sì. Abbiamo fatto sta cazzata. Pensa un po'. Dopo anni di onorata carriera, vedi, uno alla fine che fa? Per chiudere, partita IVA, volevo infatti tranquillizzare tutti gli amici da casa, e abbiamo fatto il film. Sì. Ecco, appunto, la storia di un aspirante suicida, di un'ex carcerata, di un ragazzo con la sindrome di Asperger. Asperger. Ah, non lo sapevo, scusate. E di una giovane salentina. Cos'è la sindrome di Asperger? Andate ragazzi, spiegando. Allora, è un autismo ad alto funzionamento. Okay. Quindi il personaggio dovrebbe essere uno molto intelligente, tipo Rain Man, che riesce a fare calcoli. Allora, comunque, intanto con Federico, cari Nuzio Di Biase, abbiamo riepilogato appunto, dicevo prima, la tanta letteratura che c'è sull'Asperger, perché gli Asperger sono come dire geni. Sì. Uno dei libri più belli che io abbia mai letto in tutta la mia vita, non so se l'avete letto anche voi magari nella preparazione del film, è Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Sai che non l'abbiamo letto. Ragazzi, ce l'hanno consigliato ma non l'abbiamo ancora letto. Lo dovete assolutamente leggere perché è bellissimo. Sì, è bellissimo, così come i libri di Franco Caligiuri. Conoscevo l'autismo abbastanza bene, non l'Asperger, a dire la verità, però una forma. È una forma di autismo ad alto funzionamento, lo definiscono così. Esatto. Allora, torniamo al vostro film. Peraltro rappresentato anche nelle serie televisive, per esempio, gli Asperger. Sì, Big Bang Theory. Ad esempio, Big Bang Theory, esatto, sì. Ma anche quelle della Rai ultimamente, Pietro Sermonti, con dei ragazzi bravissimi. Vai, torniamo a Vengo Anch'io. Torniamo al nostro film. Esatto. Che racconta la storia di un assistente sociale. Non ti veniva la parola. Non mi veniva. Che decide di andarsi a suicidare in Salento. Semplicemente, una cosa così. Mi una cosa leggera. Sì, una commedia. E siccome è pieno di fisime ed è molto stressato, e ha paura di non arrivare dove ha deciso di suicidarsi, mette un annuncio per condividere il viaggio. Su un'app e lì salgo io. Incontro Maria. E da lì si apre un mondo che impareremo a conoscere. Tra poco sentiamo anche il trailer, così ci caliamo meglio nella parte. Nuzio e Di Biase, sembra quasi una squadra di calcetto. Ma manca il quinto, ragazzi, poi ci siamo. Vabbè, io valgo due. No. Valiamo tutti uno e mezzo, dai. Mettiamola così. Allora, ci stavate raccontando di questo film. Io direi una cosa, se siete d'accordo, voi due autori interpreti, sentiamo e vediamo, per chi ci segue in radiovisione, il trailer, così entriamo un po' nell'atmosfera. Va bene. Dai, andiamo. È questo. Ma lei prende tutta questa roba qua. E non era meglio l'eroina? Perché ce l'avete? Andiamo ragazzi, l'incendio è domato. Ma minchia. E adesso dove andrai? Mi vado a suicidare. Vengo anch'io. Adesso devo pensare solo a mia figlia. Questo? Massaggio plantare. E il bite. La notte di Grigno. Sei tu Corrado? Mi hai riconosciuto dal profilo di Cart Together? No, dalla macchina di merda. Sono affetto da sindrome d'Asperger. A me tutti mi chiamano il genio. Il genio. Panzona una porta aerea jumbo jet. Ho capito che non sta bene, però. E che per via della sindrome dice sempre la verità. Quindi? Io sempre sono come una cogliona di merda. Ma che cazzo le imparate queste parole? Ma porca troia. Non ne deve rimanere uno vivo. Non è che c'è il ciclo. Perché per voi uomini, se una donna si incazza, c'è il ciclo? Mi vedrai con il ciclo. Ti dico solo questo. Documento. Ti tolgo gli occhiali. È un tic nervoso. Peccato. Sai che se
sembri un bronzo di Riace. Ti riferisci al fisico? No, alla ruggine. Guarda che tu mi vedi così, ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia, come si nasconde bene. Beh, vabbè, eccolo qua allora. Vengo anch'io dall'8 marzo al cinema Nuzzo di Biase su RTL 102.5. Finalmente è stato smentito in un luogo comune, no? Quale, quale? Che quello che quando le donne si arrabbiano non sempre hanno il ciclo, bisogna dire pure questo, sono pure incazzate in natura. Sì, infatti, è carattere. Ho avuto il coraggio di dirlo. Oh. Ecco, e io eviterei di ripeterlo, no? No, nel senso che uno lo dice, poi l'abbiamo già detto due o tre volte. Bisogna specificare. Anche basta. Apriamo il dibattito. No, no, piuttosto. Diciamo di un sacco di ospiti che avete, di guest star, sì, di cameo, c'è sì. Ambra. C'è Ambra Angiolini, Aber, Aldo Baglio. Paolo Antoni. Sì, Francesco Paolo Antoni. Salemme, ragazzi. Questa potrebbe essere un po' anche la canzone che illustra il vostro film, giusto? Nuzio è vero, di è vero, sì, stavo pensando. È un po' così, perché invece da voi sono tutti Robin. Sono tutti Robin, abbiamo voluto scrivere un film carico di speranza per chi si sente Robin. Brava, così deve essere. Robin, Alcor, che era quello, sì, di Goldrake, ti ricordi? Vero. Che c'era Actarus, figo. E Alcor con l'astronavina piccolina che sì, gialla, sì. Gli sfigati, esatto. Va bene, allora lo ricordiamo dall'8 marzo in tutti i cinema, come si dice così in questi casi, sì, no? Sì. Vengo anch'io, Nuzzo di Biase, che fanno tutto praticamente. Facciamo tutto, bello. Abbiamo fatto anche il catering e tutto. Come è stata definita la commedia più divertente degli ultimi 30 anni? Mi pare meravigliosa. Definita da me così. Sì, sì, anche la madre, la definisce così. Grazie a voi. Ragazzi. Grazie ragazzi. A tutti e due. Un abbraccio. Meravigliosi Maria di Biase e Corrado Nuzzo. Ci vediamo quindi al cinema con voi.